Eccoci qua, allora, Elena, perché una donna cambia idea negativamente su un uomo? Ce ne sono una marea di situazioni. Ti dico, per me la più importante è quando un uomo non rispetta la sua parola. Ok. Dalla cavolata la cosa più grave, ma dal dire ad esempio, dai ci sentiamo più tardi, ti chiamo dopo, e non mi chiami. Succede una volta, ci sta. Però quando diventa abitudine dire le cose e non farle, per me crolli. Questa però è anche una tecnica che comunque noi... Aspetta. Se la fai a mo' di tecnica, nel senso che lo fai per creare interesse una volta, due volte ci sta. Quando però inizi a dire, capito, ti chiamo domani, dai ci vediamo domani e poi sparisci, andiamo a fare questa cosa qui. E dopo completamente te ne dimentichi e non la fai, sì. Lì mi crolli completamente. Però anche, cioè, io ti potrei, nel senso, uno potrebbe dirti, dai, facciamo che magari ci sentiamo domani, tu poi ti incazzi e quello ti dici giustamente, io ti ho detto magari, perché sapevo che avevo altre robe. Sì, quindi certo. La comunicazione è la chiave. Assolutamente sì, ma poi le donne sono attente ai dettagli, cioè le donne non dimenticano, archiviano tutto, quindi le parole sono importantissime, quel magari fa una differenza assurda. Assolutamente sì. Perché non lo do per certo, e allo stesso modo così hai le spalle coperte, uomo. Sì, sì, sì. No, sono assolutamente d'accordo su questa cosa. Altro? Altro ovviamente mi fanno cambiare idea, ma ce ne sono una marea, l'uomo quello maleducato, che... se andiamo a cena vedo che tratti male i camerieri, che sei arrogante, che fai il gradasso, mi cadi in un attimo. Ok, anche un uomo che di punto in bianco, cioè un uomo che magari ti dà le cose giuste, si dà valore, sì? Poi magari lo perde dopo una discussione, fa il verbo eccetera, perde un po' valore? Cioè in maniera negativa? Ma posso dirti che nella discussione secondo me dimostri un po' il tuo essere. Sì. Quindi la discussione per me è costruttiva, perché io comunque vedo un altro lato di te. Sì, sì. E quello è normale che puoi perdere valore, perché se io vedo cose che non mi piacciono, perché alla discussione perdi le staffe, tiri pugno al muro e non ci sta, a me è ovvio che cambia. Ma la stessa cosa vale anche per me. A seguito di una performance sessuale non soddisfacente? Certo, assolutamente sì. Anche se c'è una seconda opportunità, terza opportunità, eccetera? La seconda sì, la terza se proprio recidiva e invece se la prima è andata male, la seconda pure, dice che devi sperare più. Ti è successo? Sì, 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 sì. E ma, cioè, nel senso, ti piaceva e poi è calata l'immagine? Sai, proprio la situazione da Simpson? Sì. Madonna, è bruttissimo, sì. Sì, quando pensi sia l'uomo perfetto, meraviglioso, fantastico, arrivi in quel momento lì e ti crolla tutto. Cioè. Ma perché non riuscivano, perché magari non riuscivano a... Tante situazioni diverse, okay. Tante cose diverse, proprio perché come ti dicevo, secondo me alcuni uomini da quel punto di vista non hanno ancora ben chiaro come funziona un po' la donna a letto. Quindi ci sono tante leggende metropolitane, tante tecniche che hanno nella loro testa, ma poi è lì. Cioè invece lei ce l'ha lì davanti, chiedile, te ne accorgi se qualcosa non le piace, non stare concentrato nella tua testa perché sei convinto che quello le piace e poi le vedi che fa le smorfie e ti finge l'orgasmo, no. Assolutamente, sì, sì, ma soprattutto secondo me lei cambia idea in negativo quando dimostri di non avere personalità come volevi far credere. Certo. Ti scioglie la prima discussione, ti scioglie la prima incazzatura, fai il verme, sei proprio zerbino, quello secondo me è la cosa, la chiave che fa... cadere tutto. Assolutamente sì, anche perché un uomo senza personalità è difficile come trovare. Un cielo senza stelle. Certo, un cielo senza luna, senza stelle, senza niente. Che te ne fa? L'uomo ad essa om, dicono a Napoli, no? Quindi sostanza. Va bene ragazzi, volete aggiungere qualcosa? Io non aggiungerei niente. Ci si vede al prossimo giro, ok?